Ciao Henry, come stai? Tutto bene? Ascolta, io sto organizzando la seconda edizione di Giaveno Green Week Online. Ti andrebbe di partecipare? Qualche settimana fa sono stato contattato da Luca, che è un ragazzo della mia stessa età, che vive nella mia stessa città e che di quella stessa città è consigliere comunale. Mi proponeva di parlare per qualche minuto di ecosostenibilità legata ai viaggi in bicicletta per un evento che si chiama Giaveno Green Week. E volete sapere qual è la cosa divertente? Che io non avevo mai legato il concetto di ecosostenibilità ai miei viaggi in bici. Buffo, vero? Ma facciamo un passo indietro. Mi chiamo Enrico, ho 27 anni e provengo da Giaveno, una piccola cittadina in provincia di Torino. Sono sempre alla spasmodica ricerca di nuove avventure di viaggio e questa mia indole mi ha portato nel tempo a intraprendere viaggi non convenzionali spostandomi per migliaia di chilometri solamente con la mia bicicletta. Quando Luca mi ha chiesto di realizzare questo video, tra me e me avevo tantissimi dubbi e all'inizio stavo per dirgli di no. Ma poi l'idea di approfondire una tematica che non avevo mai preso in considerazione ha iniziato a stuzzicarmi. Muoversi coi mezzi di trasporto classici, soprattutto l'aereo, inquina tantissimo. E io, nel mio piccolo, con i miei viaggi in bici, ho fatto qualcosa di green in completa antitesi con i trend contemporanei. Quella di prendere la propria bicicletta e iniziare a pedalare è una cosa semplice, a tratti banale, ma che in realtà nasconde in sé molto più di questo. E sapete qual è la cosa bella? Che chiunque può farlo, a prescindere dal proprio livello di allenamento. Pensate che io, la prima volta che sono partito, ero totalmente digiuno del mondo del ciclismo e non avevo la benché minima idea di quello che avrebbe significato per me questa avventura. E mi è piaciuto talmente tanto che sono poi partito una seconda volta, una terza e via dicendo. Viaggiare in bici è simbolo del viaggio lento, del voler prendersi una pausa da tutta questa frenesia occidentale, dall'essere sempre di fretta e soprattutto dal desiderio insensato di volere sempre tutto subito, in quel momento lì in cui lo vuoi. C'è sempre questa necessità di averlo subito. E quindi viaggiare in bici è un po' andare contro a tutte queste cose che ho appena elencato. È il prendersi i propri spazi, visitare, viaggiare lentamente, godendosi in maniera un po' più genuina i posti che attraversi. Che poi tutte queste abitudini del mondo occidentale, tutta questa frenesia ci crea solamente stress. E se ci pensate è un controsenso, facciamo di tutto per accelerare i nostri ritmi giornalieri per cercare di migliorare la nostra qualità della vita e poi nella stragrande maggioranza dei casi otteniamo solamente l'effetto opposto. In definitiva tutta questa storia della Green Week mi ha dato modo di riflettere e ragionare sul discorso viaggi e spostamenti. In sostanza, se vogliamo proprio riassumere all'osso questo discorso che è enorme e sicuramente ci saranno persone molto più competenti di me a cui fare riferimento, io vi posso dire che più lo spostamento è veloce e più l'impatto che abbiamo sull'ambiente è grande. E quindi qualcuno di voi mi potrà dire: ma Enrico, ci stai dicendo che quindi non dovremo più spostarci, non dovremo più viaggiare? E la mia risposta in questo caso è assolutamente no, non vi sto dicendo questo. Io vi dico: viaggiate e fatelo non appena avete la possibilità di farlo, perché d'altronde viaggiare è una delle cose più belle che ci sono da fare su questo pianeta. Vi arricchisce, vedete nuove culture, vedete nuovi posti, spiagge, tramonti, bellissimo. Se viaggiate, fatelo in maniera un po' più consapevole di questi argomenti legati all'ambiente. Però ragazzi, una cosa ve la posso dire: se dovete spostarvi in città, invece che prendere la macchina, prendete quella vecchia bicicletta che avete buttato lì in qualche angolo del garage, che oltre ad essere green è anche fit.